ritrovati sul nostro canale Play Dog and Cat. Oggi vi voglio parlare di un argomento molto molto utile, ovvero come, quando e perché tagliare le unghie al nostro gatto. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Iniziamo subito. Allora, parliamo subito del perché vanno tagliate le unghie al gatto, ovvero in quali condizioni è davvero necessario tagliarle. Purtroppo mi imbatto spesso in post su gruppi Facebook dove si parla di gatti e quando qualcuno chiede appunto è necessario tagliare le unghie al mio gatto, vedo miliardi di risposte di no, assolutamente no, mai nella vita. C'è questa credenza che i gatti si facciano semplicemente le unghie da soli e certo, in parte è vero, ovvero i gatti, avete presente il tiragraffi oppure il nostro divano? Ecco, i gatti lo utilizzano come supporto non per limare le unghie, attenzione, ma per cambiarle. Infatti ho deciso di dividere questo video da quello che farò dedicato a come tagliare le unghie al cane, perché le unghie di cane e gatto sono proprio diverse. Mentre il cane, come risaputo, le consuma, il gatto non consuma la propria unghia, bensì la cambia, un po' come la pelle del serpente. Cosa succede? Questa è l'unghia, inizia questa parte qua a diventare vecchia e sotto cresce l'unghia nuova. A un certo punto, graffiando sul graffiatoio, quindi tirando, il gatto si libera dell'involucro esterno, quindi l'unghia vecchia, resta quella nuova, sempre più affilata ovviamente, e continua a crescere finché quella nuova stessa non diventa vecchia e si ripete il ciclo. All'incirca ogni mese, mese e mezzo, dipende un po' da gatto a gatto. E allora uno dice, vabbè, ma allora è vero che non serve tagliare le unghie al gatto? Ni, nel senso che ci sono alcuni gatti, soprattutto se sono giovani e non a pelo lungo, questo ho notato come attività di frettatura, che effettivamente non hanno bisogno del taglio unghie, cioè il taglio unghie diventa la nostra necessità perché magari il gatto ci fa la pasta sulla pancia e con le unghie super affilate, non tagliate, ci fa un po' male, oppure distrugge appunto divani e suppelletti varie e tagliando le unghie non è che si risolve del tutto il problema, però si limita, ecco, la potenza degli artigli. Ma ci sono alcuni gatti che non riescono a staccare l'unghia vecchia. Di solito sono gatti, ho riscontrato molto di più a pelo lungo, ma può capitare anche a pelo corto, soprattutto anziani, quindi gatti che magari fanno meno forza nel tirarsi le unghie naturalmente quando tirano il tiragraffi o sul divano appunto. E cosa succede in questi casi? L'unghia vecchia resta sull'unghia nuova, diventa un involucro che non riesce a staccarsi, continua a girare e alla fine buca il polpastrello del gatto. Esatto, lo buca letteralmente, fa un buco, continua a crescere all'interno della carne del polpastrello del gatto. E credetemi che ne ho visti diversi, è una cosa veramente brutta, molto dolorosa per il gatto, che può portare infezione ovviamente nella zona e uscita di sangue e dolore. Perciò il consiglio in generale è, non è che serve per forza fare le unghie al gatto, soprattutto se è giovane, però serve assolutamente tenerle monitorate, sia quelle davanti, che sono quelle che più spesso si incarniscono, ovvero che girano su se stesse non staccando l'unghia vecchia e cominciano a penetrare il polpastrello, ma anche quelle dietro, soprattutto se il gatto è anziano. Perciò controllare ogni mese e mezzo la lunghezza delle unghie del proprio gatto è indispensabile. Poi se uno vuole le può anche tagliare anche se le unghie sono in perfetta salute e il gatto è giovane. Se uno invece non vuole non le taglia e si tiene gli artigli affilati. Ma tenendole monitorate potrai accorgerti invece se il tuo gatto inizia ad avere problemi a staccare l'unghia vecchia e quindi se l'unghia inizia a girare su se stessa rischiando di bucare il polpastrello e quindi di poi entrare nella carne del gatto a fare infezione. Perciò questo era nell'ambito del perché tagliare le unghie, quando è necessario tagliare le unghie al gatto. Poi vediamo appunto invece il quando, ovvero ogni quanto tempo tagliare le unghie al gatto, come già accennato, all'incirca ogni mese, mese e mezzo, dipende molto dal gatto.
Tendenzialmente i gatti più giovani hanno una crescita molto più veloce, quindi è opportuno controllare ogni mese la crescita che sia corretta, mentre i gatti più anziani in generale crescono un po' meno, quindi diciamo anche ogni mese e mezzo è l'ideale. Un mese e mezzo è il limite, ecco, anche perché non ci vuole niente a controllare le unghie al gatto, dopo vediamo insieme a Jody come fare a controllare le unghie e a tagliarle. Ed è sempre meglio controllare una volta in più piuttosto che rischiare che l'unghia buchi la zampa del nostro gatto, perché non siamo stati abbastanza attenti. Adesso invece vediamo come tagliare le unghie, quindi proprio l'atto pratico. Prima vi spiego due cose con il disegno che ho fatto qua dietro sulla lavagnetta e poi andremo con l'aiuto di Jody a vedere proprio come si tagliano esattamente. Innanzitutto vi faccio vedere il tronchesino. Questo qua è il tronchesino per tagliare le unghie al gatto. Vedete, è una forbicina molto maneggevole, molto piccolina, con questa lama ricurva perfetta per tranciare le unghie. È praticamente la stessa che si utilizza anche per i cani, ma per i gatti è molto più piccola. Vedete in confronto alla mia mano quanto è piccolina. Ed ecco qua invece il mio fantastico disegno alla lavagna. Allora, come vedete, questa qua è la zampa del gatto, questo qua è il polpastrello principale centrale, questo qua è il piccolino del dito. Come vedete, ho cercato di rappresentare come l'unghia non si vede completamente, in quanto le unghie dei gatti sono retrattili, ma si vede soltanto proprio il pezzo finale. In alcuni gatti si vede di più, in altri non si vede proprio addirittura. E appunto noi dovremo tirare fuori questa unghia qua, dopo vi faccio vedere esattamente come, schiacciando sul dito leggermente con pollice e indice. Questa invece è proprio l'unghia del gatto e volevo mostrarvi come bisogna andare a tagliare in questo punto qua all'incirca. E che cos'è questo qua colorato? È la parte di carne che cresce all'interno dell'unghia del gatto, un po' come se fosse proprio il suo dito, e che non dovete assolutamente mai andare a toccare con il tronchesino, pena un sanguinamento dell'unghia e un forte dolore per il tuo gatto. Perciò ricordati sempre, questa parte qua spesso si vede perché in controluce, la vedi perfettamente, è rosa, e noi dobbiamo andare a tagliare ben distanti da questa parte qua. Non bisogna assolutamente tagliare qua troppo vicini, perché si rischia comunque di toccarla anche minimamente e quindi di far male al nostro gatto. E non serve neppure tagliare qua, perché taglieremo un pezzo di unghia talmente piccolino che tanto vale non tagliare neppure. Allora andiamo a vedere con Jody come tagliare esattamente le unghie al nostro gatto. Ecco qua il nostro Jodino. Ciao patato, sei pronto a tagliare le unghiette? Sì? Ciao. Oh, che si stiracchia! E si stiracchia questo Giodino qua, sì! Allora, visto che sono da sola a riprendere, cercherò di farvi vedere al meglio possibile intanto come vedere le unghie al nostro gatto. Prendiamo la zampina del gatto, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco. Eccola qua! Tiriamo fuori l'unghia del gatto in questo modo, schiacciando il dito tra pollice e indice in questa maniera qua. Vedete, le unghie di Jody sono già abbastanza cortine. Ecco qua, mentre Jody è impegnato a mangiare, vi faccio vedere, si prende l'unghia al gatto e si taglia in questa maniera con il tronchesino. Jody non è molto felice di stare davanti alla telecamera, è vero patato? Niente, Jody non era molto collaborativo davanti alla telecamera. Comunque dovete ripetere l'operazione per tutte e quattro le unghie principali più lo sperone sulle due zampe davanti, ovvero quell'unghia che si trova leggermente rialzata rispetto alla zampina del gatto. Con questo è tutto, spero di aver chiarito un attimo le idee su come, quando e perché tagliare le unghie al proprio gatto. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi nuovi video. A presto e io vi saluto. Ciao ciao! Dimenticavo, piccola aggiunta al video, da chi far tagliare le unghie al proprio gatto. Sicuramente puoi imparare a tagliarle te se hai abbastanza dimestichezza con il tronchesino e a tenere fermo il tuo gatto. Se il tuo gatto si fa tenere fermo,
Oppure puoi rivolgerti a un bravo toilettatore o ancora al veterinario. Con questo è davvero tutto. Ciao ciao! Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche di tutti i nostri nuovi video. Ciao da me e da Teo!